Spagna 1975. Muore Francisco Franco dopo 40 anni di dittatura. In questi 40 anni il fascismo ha rinchiuso nelle carceri spagnole oltre 1 milione di prigionieri politici. E numerosissime sono state le condanne a morte pronunciate dai tribunali spagnoli. Ora finalmente la Spagna muove i primi difficili passi sulla strada della democrazia. Finalmente sono restituiti agli spagnoli i diritti civili e politici, libertà di opinione, di stampa, di voto. Ma devono passare altri 2 anni perché anche gli ultimi prigionieri politici vengano liberati. Molti fra loro sono baschi. I baschi hanno combattuto per 40 anni a fianco di tutti coloro che hanno lottato per la libertà, perché il fascismo era il nemico comune a tutti. Ma la questione basca è più complessa e antica. I baschi infatti sono gente che vive entro i confini geografici della Spagna, ma sono anche un popolo con una propria lingua, una propria cultura, una propria tradizione. Un popolo che rivendica anche e soprattutto il riconoscimento della propria identità nazionale. Chi è? Io, Amaiur.
Come hai fatto a trovarmi? Per caso, ti ho visto passare e ti ho seguito. E perché? Sono tua moglie, Chubby. È da 6 mesi che non so niente di te. Come sta la bambina? Normale, cresce, va a scuola. E di tanto in tanto mi chiede di te. È qui che vivi. Quando capita. Cosa guardi? Abbiamo vissuto anche peggio insieme. Era molto diverso allora. Non direi. Neanche ora c'è la libertà. Ma è possibile che secondo te non è cambiato niente? Sì. È cambiato qualcuno. Quelli come voi che hanno rinunciato a lottare. Non puoi dire questo. Non abbiamo rinunciato. Lottiamo in un'altra maniera. Ma tu rifiuti perfino di incontrarti con loro, di parlare, di discutere. Dio mio. Pensare che eravate come fratelli. Già. Ma anche i fratelli tradiscono. C'è già nella Bibbia. Oggi l'unica vera preoccupazione di Ezarra è quella di isolarci. Ma voi siete già isolati, Chubby. La gente non vi capisce, ha paura di voi. Certo. Non fate che ripetergli che siamo dei pazzi. Che va tutto bene. A sentire voi, il governo spagnolo starebbe per regalarci l'indipendenza da un giorno all'altro. Ma tu lo pensi veramente che noi siamo dei traditori? Sì. Anche se non ve ne rendete conto. Posso restare qui? Questa notte? Sono stupida. Ho nostalgia di te. Ma perché vuoi tanto che io parli con Ezarra e con gli altri? A che servirebbe? Solo a perdere quel poco di affetto che resta fra me e loro. Non so più cosa pensare, Chubby. So soltanto che eravate come fratelli. Più che fratelli. Questa è una scuola spagnola. Qui si parla solo lo spagnolo. Non potete parlare basco perché siete tutti spagnoli. Baschi! Spagnoli! Baschi! Spagnoli! Baschi! Spagnoli! Baschi! Spagnoli! Baschi! Chubby. Chubby.